Sono con l'ingegner Cattaneo, Giancarlo Cattaneo, responsabile legale rappresentante della CF Energy SRL, che sta costruendo in località Falagato un impianto a biogas. Naturalmente le persone che hanno visto questa struttura si sono domandate di che cosa si tratti e vorrebbero essere rassicurate sulla nocività o meno dell'impianto. Allora, si tratta di un semplicissimo impianto a biogas alimentato per lo più da reflui zootecnici e sottoprodotti dell'industria agroalimentare. Questo impianto serve a risolvere gli enormi problemi ambientali dati appunto dai reflui zootecnici e dai sottoprodotti dell'industria agroalimentare, che qui è molto forte. Quindi nel nostro piccolo, perché si tratta di un piccolo impianto da 249 kW, risolviamo questi prodotti, questi problemi, e riusciamo a produrre energia e cibo migliorando l'ambiente che ci sta attorno. Ecco, e la preoccupazione che può derivare invece dall'inquinamento, dagli odori, insomma da tutto ciò che può disturbare poi le persone che si trovano nell'immediata vicinanza o che comunque sono nel centro abitato? Sì, si tratta effettivamente di impianti dell'ultima generazione, sicuramente innovativi per l'Italia, ma qui ad Altavilla la popolazione ha la possibilità di vedere un impianto gemello già in funzione da 3 anni, che ha proprio risolto questi problemi di cattivi odori, di miasmi e soprattutto dell'inquinamento ad essi collegato. Ecco, ci sarà la possibilità per un normale cittadino di poter controllare in futuro ciò che accade? Ci sono gli organi preposti per controllare, ma il primo controllo si fa con il proprio naso. Se si sentono le puzze, se si sentono i cattivi odori, bisogna intervenire. A questo incontro pubblico organizzato in località Falagato di Altavilla Silentina riguardante la costruzione dell'impianto a biogas ha partecipato anche l'ingegnere Vincenzo Caprioli, ingegnere meccanico, studioso di emissioni di micro e nanoparticelle di impianti di combustione, uno dei massimi esperti italiani. Che considerazioni può fare al termine di questo incontro? L'impianto produce metano. Il metano va nel motore a gas di 12 cilindri, della cilindrata, come ha detto l'ingegner Cattaneo, di 10.000 centimetri cubici, e quindi vengono fuori 2.000 normal metri cubi all'ora di gas combusti. Ora, i gas combusti di un impianto a gas metano, di un motore a gas metano che ha la temperatura di combustione tra i 1400 e i 1700 gradi, produce nanoparticelle, produce una concentrazione di nanoparticelle, un numero di nanoparticelle a centimetro cubo, che poi riportato a metro cubo e moltiplicato per il numero di metri cubi all'ora, noi otteniamo quante nanoparticelle l'impianto tira fuori all'ora. Ora l'ingegner Cattaneo ci ha assicurato, io non conosco questa fase del progetto, che questi gas combusti poi risolvono attraverso un processo che lui ha spiegato, risolvono anche il problema delle nanoparticelle. Io
per la verità resto in attesa di questo progetto per comprendere e per valutare il numero di nanoparticelle che l'impianto riesce a bloccare. Perché le nanoparticelle, come tutti sanno, sono quelle più cancerogene e che creano altri danni ancora, diciamo Alzheimer, Parkinson, autismo, perché entrano in circolo queste, sono particelle di metalli o altre sostanze inorganiche di dimensioni da 2 nano a 200 nano, come dice il DPR 37 del 2009. Ingegnere, tra l'altro da questo incontro è emerso un dato che in questo territorio ci sono circa 80.000 capi, 80.000 bufale, un numero molto, molto alto. Ecco, questo che cosa significa? Che cosa si può fare per ovviare alle varie problematiche che innescano? 80.000 bufale, bisogna valutare, bisogna calcolare quanto letame producono al giorno, quanto liquido producono al giorno queste bufale e fare secondo me un discorso, come ha detto il sindaco, un consorzio dei comuni dove ci stanno e trovare forse una soluzione, io credo, non di costruire tanti impianti, fare questi impianti se non producono nanoparticelle va benissimo. Ma ci potrebbe essere una soluzione globale o parziale per lo sterco, per il letame di 80.000 bufale e per l'urina delle 80.000 bufale, per il siero, che pure è importante, cioè tutta questa quantità, diciamo, di sostanze, e trovare una soluzione a livello internazionale. Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico abbiamo incontrato Sant'Aniello Rossana presso lo stand di Archeo News. Voi partecipate da tantissimi anni a questo evento, ecco da cosa nasce proprio la decisione di essere presenti. Salve a tutti, sì, noi partecipiamo da oltre 10 anni per l'esattezza. È un evento a cui ci fa piacere partecipare perché crediamo di in questo modo fare anche noi promozione per il territorio, una promozione turistica e in questo caso anche archeologica. Infatti ogni anno abbiamo delle nuove riviste, oltre alla nostra che è proprio incentrata sui beni culturali e sull'archeologia, cerchiamo anche insomma di proporre riviste, ecco qua, stampe anastatiche per quanto riguarda sempre il settore e l'ambito archeologico. Quali sono i fiori all'occhiello del vostro stand in occasione del ventennale della Borsa del Turismo? Allora, il nostro fiore all'occhiello sicuramente quest'anno è la tavola potingheriana stampata in carta e con tutte le tavole da poter visionare per gli addetti ai lavori ma anche per gli appassionati. È anche un'idea regalo veramente interessante per un prezzo davvero contenuto. Il 29 ottobre si concluderà la Borsa del Turismo, dove vi potranno trovare gli interessati? Noi siamo presenti a Rocca d'Aspide come casa editrice, agenzia Magna Grecia, e anche come tipografia, perché poi sono stampe appunto che noi produciamo senza insomma l'ausilio di nessuno, veramente solo con le nostre forze. Alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico abbiamo visitato lo stand del Museo Delta Antico del Comacchio e qui hanno preparato una vera e propria realtà virtuale per presentare le bellezze di questa terra. Che cosa sta vedendo in questo momento? Ah, in questo momento mi trovo nell'oasi delle valli di Comacchio, quindi nella laguna di Comacchio. Che cosa vede? Sto vedendo tutti gli argini con appunto la vegetazione,
le aree lacustri con l'acqua salmastra. Le sembra di essere lì? Sì, sì, sembra proprio di essere lì. Oddio, adesso sto vedendo invece il centro storico di Comacchio e il Ponte dei Tre Ponti. Che cosa si prova a sentirsi in un altro luogo, tra l'altro così bello? È bellissimo, adesso sono proprio sull'imbarcazione tipica, sto facendo un giro sui canali di Comacchio e sembra proprio di essere lì. È una sensazione stranissima, suggestivo, è veramente come fare un viaggio in un'altra dimensione, però rimanendo qui, rimanendo seduti qui. Banca di credito cooperativo di Acquara. Da 40 anni al servizio del territorio. Ogni giorno abbiamo un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire nuovi conti correnti. Scegli BCC di Acquara. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno e Campagna. Prossime aperture anche a San Gregorio Magno e a Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, dalla tua parte, dalle tue parti. Ristorante, pescheria, pizzeria, Il Cucchiaio. Via Mazzini, Borgo Cariglia di Altavilla Silentina. Il Cucchiaio. Il gusto e la simpatia al tuo servizio. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia. Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza. I punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. Passeggiando per il meraviglioso centro storico di Felitto e abbiamo appena incontrato il primo cittadino, il sindaco Maurizio Caronna. Sindaco, siamo alla manifestazione Sapori d'Autunno, Felitto rivive anche alle manifestazioni autunnali. Sì, è la dimostrazione che quando un meccanismo turistico funziona, funziona anche nei periodi non tipicamente di attrazione turistica. Effettivamente questo tentativo di avviare un percorso di destagionalizzazione del turismo, con questa manifestazione abbiamo la prova che Felitto davvero interessa tanti turisti anche nel periodo autunnale. Stasera, coincidenza favorevole di una bellissima serata, fa sì che il centro storico di Felitto possa accogliere davvero centinaia di turisti che con l'occasione assaggiano come sempre i prodotti belli del nostro territorio, a cominciare dal fusillo. Sindaco, e come accennava lei, il centro storico di Felitto si è riempito in occasione di questa manifestazione che giunge alla sua 11ª edizione e si conferma un successo. Sì, si conferma un successo e come sempre il merito va ai tanti volontari della Proloco che da poco hanno completato la Sagra del Fusillo, la 42ª edizione, e subito si sono messi di nuovo al lavoro per questa bellissima iniziativa autunnale. Di Felitto si fa organizzatrice di un evento che riesce a portare davvero tanti turisti in questo luogo meraviglioso e siamo con il presidente della Proloco, appunto Angelo Vilardi. Ritorna Sapori d'Autunno ed è già un successo.
Eh sì, come ogni anno ormai Sapori d'Autunno sta prendendo piede come la sagra del fusillo. Quest'anno sempre nel nostro bellissimo centro storico moltissime persone stanno assaporando i nostri prodotti autunnali. In particolare stiamo facendo questo cavatiello con la farina di castagna di un IGP qua del nostro produttore, una cosa spettacolare. E infatti queste sono manifestazioni che mettono in luce anche le risorse culinarie di questo posto. Eh sì, Felitto è il fusillo, ormai Felitto ci conoscono per il fusillo, quindi stasera tutti i visitatori che verranno ci potranno assaggiare il classico fusillo felittese e in più altre pietanze autunnali che noi abbiamo preparato, come la sfrionza, abbiamo i calzoni con la minestra, abbiamo come musica locale, abbiamo tanta buona roba. Di Felitto si è vestito a nuovo per la manifestazione Sapori d'Autunno e in questo comune non può mancare il fusillo, piatto tipico. Ne parliamo con Anna Di Stasi, collaboratrice di questa manifestazione. Come viene presentato il fusillo felittese in autunno? Certo, ciao, buonasera. Allora, in Sapori d'Autunno il nostro prodotto tipico, che è il fusillo felittese, veste questa veste autunnale condito con salsiccia e fungo porcino. Oltre al fusillo abbiamo anche i cavatielli con la farina di castagna. E lei è abilissima a preparare il fusillo, qual è il segreto della buona riuscita del vero fusillo felittese? Tanto amore e tanta esperienza. È stato inaugurato a Cerrelli di Altavilla Silentina il micronido comunale. La struttura, che sarà gestita dal Consorzio La Rada, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con il piano di zona S3. Il micronido potrà ospitare fino a 20 bambini, in una fascia di età che va dai 13 ai 36 mesi. Bambini che durante la settimana faranno tantissime attività. Laboratori creativi, di pittura, di musica, di educazione al movimento, di narrativa. A breve partirà anche il servizio mensa. Da sottolineare che il micronido è gratuito per i genitori con un ISEE sotto i 18.000 euro. Ai nostri microfoni l'assessore Giovanna Di Matteo e Maria Cristina Cavadiere, vicepresidente del Consorzio La Rada. Questa mattina siamo nei locali comunali di Cerrelli e siamo qui per inaugurare il micronido comunale. In questa struttura saranno accolti i bambini da 10 a 36 mesi. Le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 18.000 euro potranno godere di questo servizio gratuitamente. È un'importante iniziativa che questa amministrazione ha voluto e ha portato avanti in questi mesi, affinché si possa essere sempre più vicini alle famiglie e ai nuclei familiari, soprattutto quelli che sono in maggiore difficoltà. Si tratta di una struttura che è stata ristrutturata, completamente ristrutturata, con contributi sia da parte del piano di zona ma anche del comune di Altavilla Silentina. Anche il sindaco Antonio Mara ha seguito in primis i lavori affinché questa struttura possa essere diventata quello che è oggi, una struttura molto accogliente, appunto perché saranno accolti qui i bambini più piccoli della nostra comunità. Le operatrici che lavoreranno in questa struttura sono delle figure professionali che possono esercitare appunto le attività ludiche, educative, che andranno ad affrontare con i bambini. Si tratta di un primo approccio della socializzazione che questi bambini faranno appunto fino ai 3 anni. Ed è importante portare i bambini in questa struttura affinché possano socializzare e crescere. La struttura è molto accogliente, le operatrici sono molto preparate e saranno accolte, accoglieranno i bambini nel modo migliore, con affetto, professionalità e professione.
Questa mattina abbiamo inaugurato questa struttura che ospiterà il servizio di micronido, cioè un nido che può ospitare fino a 20 bambini nella fascia d'età dai 13 mesi ai 36 mesi. I bambini possono frequentare le attività tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8 di mattina fino alle 15 del pomeriggio, con la possibilità anche di avere una preaccoglienza alle 7 e mezza e una post-accoglienza fino alle 15:30, compreso ovviamente di servizio mensa. I bambini saranno accolti da tre educatrici e un personale ausiliare che con i bambini realizzerà attività ludiche e didattiche, quindi laboratori espressivi, laboratori sensoriali, laboratori di attività manuali, e le educatrici si occuperanno appunto dei bambini dalla mattina fino alle 15:30 del pomeriggio. Nella programmazione delle attività del Consorzio La Rada, oltre a esserci ovviamente le attività con i bambini, si realizzeranno diverse attività con il coinvolgimento dei genitori stessi. I genitori parteciperanno insieme ai bambini a diverse attività, a diversi laboratori, ma non solo i genitori, anche i nonni. E in più ci saranno degli incontri con gli esperti dell'età evolutiva, con le famiglie appunto. Una cosa importante da sottolineare è che questo servizio è completamente gratuito per le famiglie con una fascia di ISEE sotto ai 18.000 euro, e in quanto il servizio è sì gestito dal Consorzio La Rada, ma è promosso dal piano di zona S3 e dal Comune di Altavilla, finanziato con fondi PAC.